Raga, ciao, benvenuti nel secondo episodio di Palworld. Visto che mi è piaciuto il gioco, lo riporto un'altra volta. Anche se ancora il primo video che è uscito non ha fatto molto visual, ma non fa niente, tanto deve piacere a me il gioco, quindi non mi interessa delle visualizzazioni o altro. Ci eravamo lasciati che dovevamo fare la casa, in realtà. Però ancora, ovviamente, nessuno mi ha consigliato dove fare la casa o dove non farlo. Oddio, che cavolo è quello? No, ma che figata, ci stanno pal diversi qua. Quelli verranno catturati assolutamente, ragazzi. E poi devo capire se si evolvono, perché è una cosa figa anche questo. Cioè, se si evolvono, fighissimo. E allora, quindi noi ci eravamo rimasti con questi due palle che abbiamo, quindi Chikipi e Lumble. E dobbiamo catturare questa. Se faccio così, gli mena? Così? Sì, così sì. Ok, fighissimo, vai, catturiamola. Vai, 72%. Ovviamente no, perché e stai buono. Vieni qua, e adesso? 79, dai, il 79 è catturato. Dai, 90, 91, 99 è nostro. E allora ottimo, ragazzi. Siamo a tre palle. Cattiva, Chikipi e Lumble. C'hanno fame? Vediamo se c'hanno fame. No, c'ho più fame io in realtà. Mangiamo. Ok, ragazzi. Possiamo potenziare statistiche. E direi, se aumento un po' il peso. Ma sì, aumento il peso, raga. 350, top. Benissimo. 400? Ah, effetto dell'abilità del pal. Perché chi ci sta? Qual è il tipo che... Ora lo vedo, Prima sblocchiamo tutte le cose. La fattoria, paracadute, figata. No, voglio il paracadute. Figata, freccia incendiaria, dammi qua. Chi è? È sicuramente cattiva, che c'è un'abilità particolare. Quando in squadra cattiva si occupa di portare i bagagli aumentando il peso massimo e poi trasportare. Fighissimo. Lui invece, assegnando la fattoria, fa così. E questo invece lo imbracci come scudo. Ok. Oddio, ma che fai, bro? Oh, ma quello che è? No, è bellissimo, raga. Lo voglio. Dammi qua. Colpiscilo, bro. Colpiscilo. Vai. Dai. Dai addosso. Fagli male, bro. Però non lo ammazzare, Fagli solo il giusto. Dai. Il giusto. Ok. Vai. No, 61 non lo cattureremo mai. Mai, no, infatti. Vieni qua. 61 sempre? No, sicuramente no. Ehi, dai, sali. Dai, è nostro. E quanti pal possiamo avere in squadra? Scusate. Ci abbiamo pure Fox Sparks. Appena nato non sa ancora controllare il fuoco. C'ha un'abilità pure lui. Bardatura di Fox. Che senso? Come si fa? Vabbè. Bello però, è carinissimo. Dai, e siamo già a un buon numero di pal. Questa è bellissima. Però non ce la faremo mai a catturarlo, immagino. E raga, là sul tutorial mi dice di fare il box. Quindi, che ne so, lo faccio qua? Proviamo a fare una casa? Ma proviamo a fare una casa, dai. Edificazione. Fondamenta. Vai, facciamo prima un bel fondamento. La possiamo fare sotto qua? No, quanto pare no. Però se facciamo così, facciamo ancora fondamenta così. Qua verrà levato. Qua dobbiamo levarlo. Ma se invece proseguo per di qua come... No, me ne è una merda. Così, benissimo. E niente, da levare questa roba qua, raga. Sì, vabbè, quanto ci metto? Vabbè, levo solo questo allora. Il fatto è che non merita niente quando lo faccio così, giusto? No, non merita una minchia di niente. Arma danneggiata pure. Ok, mettiamo questo così. Potrebbe... Oh no, ma questo l'ho messo dalla parte sbagliata. Che schifo. Ma se lo spacco? No, non si può fare, vero? Modalità smantellamento? Come si fa? E c'è sta un... Dio caro. Ci sta un bottone lì, ma... Modalità smantellamento sta sopra il tasto. Oh, ma questo sta qui. Oh, è qua. Colpiscilo. Bro, colpisci? Non mi dica che... No, infatti. Dai, vieni qua. No, niente. Vabbè. Questo gioco è epico. Modalità smantellamento. Quindi qual è? Che tasto è quello? Non riesco a capire. Andiamo sulle opzioni. Tiera. Postazioni dei tasti. Non c'è. Ecco, comunque è tutto sbagliato. Vedete là sotto? È tutto... I tasti stanno tutti accavallati. Vabbè, rimarrà così allora. Facciamo dei muri, appunto. Muro con finestra. Che ne pensate? Un bel muro con finestra qua. Direi che ci siamo. Anche qua. Un bel muro con finestra. Vieni qua. Così. Anche di qua. Così. Qua facciamo un muro normale. E qua un'altra finestra. Che ne pensate? Carino. No? Porta, facciamo una bella porta. Qua, un muro così. La porta come si apre? Apri. Che significa impostazioni di sicurezza? Vabbè. Ok, quindi questo è. Apriamo. Carino però, Che ne pensate della mia casina? Qua possiamo anche fare una piccola fondamenta per entrare nella casa. Così, più carino, no? Penso di sì. Ok, dunque. Ma se volessi mettere un camino qua dentro, si può fare oppure no? Tetto spiovente e legno. Serve tanto legno, vero? Posso costruire il banco per riparazioni? No. Serve altro legno. Prendiamolo. Vieni qua. Penso che ci siamo. Vediamo un po' se riesco a farlo. Assolutamente no. Mancano altri due. Olè. Ok, mettiamolo qua questo. Mettiamo qua.
Ole, costruiamolo. Ah, è vero, questo era 30 secondi. Che palle. Ok, ripariamo l'oggetto. Questo. Come si fa? Pietra e legno, c'ho tutto, vai. Riparato, il piccone invece ci serve altro legno. Ok, andiamo a fare altro legno, ragazzi. Perché qui la casa non si costruisce da sola. Vai, ma poi si possono ripiantare gli alberi? Non so. Comunque, guardate l'orizzonte, c'è uno scheletro gigante, raga. Ma ci stanno pal così grossi? Ditemi di sì, che figata. Vabbè, questo va levato, raga. Non possiamo tenerlo qua. No, no, no. Ma si può smantellare questo? Modalità smantellamento, che bottone è? Che è C? Modalità smantellamento, sì. Smantella. Allora si faceva facile, raga. Vabbè, ok, quindi è C, ma la modalità smantellamento. Mettiamo quest'altro qui, dai, così. Io lo voglio fare un camino, raga, però. Se può fa, giusto? Ma io lo metto, non me ne frega niente, lo faccio. Fuoco da campo. Probabilmente dovrò fare un foro nel tetto, però. Perché altrimenti come fai a far uscire il fumo? Cioè, il fumo? Il fumo mi pare che manco c'è. Bisognerebbe vedere. Ora però cerchiamo di fare un tetto, eh. Che ne pensate del tetto? Bisogna andare sopra, vero? Come faccio a fare un tetto? Se mi metto qua di fuori, te lo fa? No, devo salire sopra. Come faccio io? Aspetta, ce la faccio? Si arrampica, raga. No, ma che cazzo sta a fare, raga? Oh, ce la fa, ce la fa. Top. Aspetta, non c'è verso e me lo mette bene, raga. Non me lo mette bene, raga. Ah, ruota. Oh, top. Però un cazzo, top. Non me lo metto uguale. Se lo ruoto così. Aspettate un attimo, No, no, non c'è verso proprio che. Ma se faccio così mentre salto? Così. Senti, proviamo a farlo uno normale. Tetto di legno. Così, così. Ah, che poi ci mettiamo quello sopra, no? Che ne pensate? Facciamo così. Facciamo ancora un altro così. E facciamo. Qua non so. Vediamo se poi mi si affumica casa. Si affumica? No, qua non c'è la meccanica del fumo, ok. Bene. Beh, direi che ci sta come casa, raga. Che ne dite? È carina. Ora posso fare il box per palla. Ah no, posso fare pure il letto io. Non ho legno. Però se lo prendessi adesso. Uno che vola, raga. Ma top. No. E quelli che so? Gumos. Io voglio pure quelli. Mo catturo tutto, mo catturo tutto. Facciamo prima un letto qua dentro. Dove lo mettiamo? Qua? No, è troppo vicino al fuoco. Lo mettiamo qua, dai. Qua, 20 secondi. Che palle. Ok, e posso dormire io? Chi lo sa. Gli facciamo pure un letto per i palle, dai. Poverini. Mettiamoglielo un bel lettino vicino a noi. 20 secondi anche qui. Certo, lo potevano evitare sta cosa dei 20 secondi ogni volta, 30 secondi. Non c'ha molto senso, eh. E ora facciamo il box. Box per palle. Paldium, ok. Andiamo a prendere un po' di paldium. Però prima mi sa che tocca aggiustare il piccone. Ripariamolo. Perfetto. Prendiamo sto paldium. Dammi qua. Oh, eccolo là. Nightwing. Cazzarola, però a livello 9 non è manco tanto, eh. Cioè, io ce l'ho già quasi a livello. No, sono al 5. Ok. Però, ma che fa? Viene da me? Sta venendo da me, raga? Sta venendo da me? Sembra di sì. Ma se lo meno? Se lo meno? No, non viene da me. Oh, stupido. Ok, adesso facciamo sto cavolo di box. Oh Cristo. Non si può fa? Non si può fa, raga. Non si può fa? Perché non si può fa il box? Quanto deve essere grande la roba? Che roba è? Che non si può fa il box? Non è possibile costruirlo, raga. E dove va messo? Mi sa che ho sbagliato a costruire una casa, raga. Perché c'è scritto sul tutorial: prima costruisci il box e poi fai la casa. Mi sa che ho capito il perché. Sto cavolo di box non vuole essere messo in nessun modo. Come si mette? Ma raga, non si mette. Ma da nessuna parte. Bello, bello. Bel gioco. Perché? Perché non me lo mette? Aspetta, fammi salire sopra la casa. Vediamo se riusciamo a risolverlo la situazione. Vieni qua. Mi arrampicati. Salta. Perché no? Perché non lo vuole mettere? Richiesto lavoro manuale. E allora? Perché non lo posso mettere qua sopra? Come si fa? Allora, 10 carico di lavoro. Aspettate un po'. Ok, sta lì. Sovrapposizioni con altri oggetti o persone. Sicuramente io. Come faccio a levarmi? Scusami. Come faccio a piazzarlo? Una cosa del genere. Raga, non so che fare. Sinceramente. Ah, c'ho fame. Mangiamo. Non si mangia così. Allora, prendiamo questo e ce lo mangiamo. Glielo diamo pure al Lumble. No, ma no, ma che ci frega di Lumble. Io più che altro vorrei. Adesso dormo un attimo. Fammi dormire un attimo. Vai. Che si fa mentre ti dorme? Che succede? Ti dà qualcosa a dormire? Mi pare di no. Il box lo voglio fare, però, capito? Cioè, sarebbe carino fare un box. Vieni qua sopra. Senti, fammi andare a vedere su internet come si fa. Allora, il tipo mi dice di metterlo in mezzo proprio. Bene, grazie. Non è servito a niente. Non è vero nulla. Lo vuole proprio qua lui. Cioè, sul video che sto vedendo, lo mette proprio qua. Ma a me non va. Ok. Niente box. Senti, diamo un attimo a sta cosa, come dice lui. Apri il menu delle opzioni con ESC e dai un'occhiata al manuale. Diamogli un'altra occhiata. Ok, l'ho fatto sto task. Apri inventario con tab e sfamati mangiando con. Ah, ecco come lo diceva. Lo diceva lui di queste cose. Ok, ho fatto pure sto task. Quando sali di livello, apri. Sì, ma questo l'ho già fatto. Mo devo aspettare che salgo di un altro livello per andare avanti con i tutorial. Ok. Vado a catturare altri pal. Quelli là che mi piacevano. Eliminiamo lui. Vieni qua, subito. Subito. Colpisci. Ammazzalo. Dove è andato? Arriva là. Colpiscilo. Vai.
Perfetto, sarà a livello 6 qualcuno. Ok, oddio, dove vai? Si è dato. Stai fermo, stai buono. Prendiamo tutte le palle del mondo. Ma se provo a catturare quello che sta a poca vita. Però prima forse pio lui. Vieni qua, stupido. Colpiscilo, colpiscilo, frate. Colpiscilo. Oddio, vai, cattiva. Vai, bravissimo. Ancora. Oh. Vabbè, cattiva è inutile. Aspetta, aspetta. Un altro due colpi. No, stai ferma, stai ferma. Adesso lo catturo, adesso lo catturo. Tu tenka dei colpi. Io intanto gli do due mazzate. È debole? È abbastanza debole. Vai. 75% è buono. No, gli ho dato la mega. Perché l'ho usato la mega, raga? Vabbè, fatto sta che l'ho catturato. Quindi bene. Quella se la sta a prendere con chiunque. Ok, va bene. Cattiva, stai buona un attimo. Pigliamola. Allora, la situazione è questa. Che abbiamo lui. Serve lanciarazzi di Vengolet. Ma io come li prendo tutte queste cose? Scusatemi. Questi stanno al 5, non possono salire più del 5. Perché non possono salire più del 5? Che mi dà che è rosso? Che significa sta cosa? Il giocatore non può controllare il livello più alto del suo. Ah, ho capito. Ci sta una cosa che c'ha senso. Quindi io questo non lo potrei... Se lo catturo comunque non lo posso usare. O almeno non lo posso usare a livello 10. Ci sto, ho capito. Oddio, quello che è? Oddio, quello che è? Figa sta cosa, raga, è gigante. Zanne furiose. E quello è tipo un boss che devi sconfiggere per andare avanti. Suppongo. Carina sta meccanica, raga. Questo sicuramente non lo sconfiggo così. Prima questo e me ne vado. Tanto mi pare abbastanza lento il tipo. Ok. E poi sicuramente mi serve un arco contro di lui. Che ancora non l'ho fatto io. Dammi sta sfera. Oddio, qua mi pare abbastanza critica la situazione. Porca trovata. No, no. Andiamo indietro. Qua per esempio posso mettere il box. Non posso mettere da nessuna parte sto box. Oddio, no, no, no. Non mi sali sopra, eh. Oh. Ma che fai, vieni a casa mia? No, bro, eh. Sei un po' più buono, eh. Torniamo a casa, eh. Oh, catturiamo il tipo. Catturiamo Gumos. Vieni qua. Vieni qua. Vai. Lumble. Disintegralo. Che troia. Vieni qua. Aspetta, aspetta. Colpisci, colpisci, colpisci. Frate, perché non colpisci? Vai addosso. Vabbè, lo meno io. Così poi. Dai. Oh, ok. Vai. Adesso lo colpisce. Vai, frate. Ok. Carinissimo il tipo. Dai un altro colpo, Lumble. Vai. Dai, no, è morto. Dai, frate, ma perché sei così forte? Dai un po' di meno. Ma ci sta un comando che gli dice, guarda, vai un attimo più piano? Ci starà, immagino. C'è un Chikibi sopra casa mia, raga. Andiamolo a sterminare. Infame, sta sopra casa mia. Col Gumus è arrabbiatissimo. Mo lo andiamo a disintegrare. Prima però voglio disintegrare lui. Vieni qua, stupido. Stupido, vieni qua. Mamma mia. Tutto da solo me lo faccio questo. Là. Però è una pochissima esperienza, eh. Ah, perché ce l'ha col mio Lumble. Allora disintegralo, frate. Vai, colpiscilo. Ah, ma ce l'ha con... Ma quanto male mi hai fatto, frate? Fagli male, fagli male. Vai. Oh, non ce l'ho. Ah, ok, mi devo cambiare. Vieni qua. 68, dai. 68 è tanto. 84 è tanto. Dai, è mio. Dai. Se costruisci un box potrai accedere al pal. No, cazzo. Ok. Come faccio a costruire questo cazzo di box? Rivegliamo il box. Qua dentro sicuramente no. Qua dentro palese no. Fuori palese no. E anche qua sopra. Ottimo. Ma niente, devo aggiornare il gioco, raga. Però io l'ho scaricato tipo ieri. Quindi dovrebbe essere aggiornato, cavolo. È carinissimo l'attacco di Vengolet. Guardatelo. Pim, pim, pim. No, è fortissimo, raga. Dai, è branda che è. Si allontana. Porca troia. Pia sta zucchina, frate. Ti do un piccolo help. Anche perché li stai ammissando tutte, bro. Vieni qui. Perfetto. Fra poco siamo al 6, eh. Io vorrei catturare lui, però, raga. Bellissimo. Ci provo a catturarlo? Ci provo. Dai, colpiscilo. No, ma che se la via con lui? Porco diavolo, sì che se la via con lui. No, frate, ritorna qua. Oh, porco. Ok, torna in campo. Ma rispondo dal letto? No, manco per le palle. Ok, ho capito che quelli di livello 17 sono abbastanza forti come palle. Questo l'ho capito. Da una caduta a quanto pare non c'è. Ok, siamo tornati al punto della disfatta. E ok, non, cerchiamo di non menare il tipo più, eh. Che ne dite? Prendiamo tutto. Perfetto. Frate, scusami. Non lo faccio più, ti giuro. Eviterò. Fammi vedere su internet perché non mi fa costruire il box. Allora, uno me l'ha spiegato. Mi ha detto che lo devo ruotare. Tipo così. Ma il boss. Ma è un fenomeno il tipo. Grande. Ok. Lo devo solo ruotare. Adesso. Oh, quindi lo piazzo qua. Sopra la mia casa. Oh. E mo sì, raga. Che stupido che sono. Non l'ho cercato prima. Ok, vai. Costruiamolo. Catturo 5 Lumble. Per ottenere i punti esperienza e il bonus enciclopedia. Oh no, li devo catturare 5. Ma che palle.
Menu gestione. Ah, palle squadra, quindi solo 5. Metto Gumos al posto di qualcuno. Questi sono tutti i tipi normali. Metto Gumos al posto di, che ne so, Cichipi, dai, Cichipi. Questi almeno c'hanno un tipo erba terra. Ma i tipi funzionano in modo identico rispetto a Pokémon, cioè tipo il ghiaccio è molto forte contro di lui. Non lo so. Tanto lui lo tocca catturare, però. Quindi veniamolo. Perché qui si ci dà il bonus enciclopedia. Vieni qua, stupido. Ok, 100%. Dai, questo lo mettiamo qua. Assaggiarli. Dai, palla in squadra. Quando in squadra infliggi più danni durante il taglio degli alberi. Top. Fammi vedere un attimo. Beh, pochissimo, frate. Ah no, un pochino. Ah no, perché si è danneggiata l'arma adesso. Ok. Quindi abbiamo il box sul tetto, raga. Non è molto carina come cosa. Questa ripariamola. Questo pure ripariamolo. Perfetto. Dei visitatori si stanno avvicinando. Oh Cristo, no. Oh no. Ma che sono quelli? Sono questi? Pure dietro. Che è quella roba blu? Che minchia è quella roba blu, raga? Che roba è? Chi sono i visitatori, raga? Bastardi. Che è sta roba blu? È un bug? Mi sa che è un bug, raga. Il visitatore intende lui? È lui il visitatore? Mi sa di no. Fa lavorare un palo nella base. Edifica forziere di legno. Ok. Ok. Forziere di legno. Lo mettiamo qua. Mettiamo qua vicino. Non ci sono palle. Se piazzi un palle nello slot palle della, nella base, nel box per palle, aiuterà nella base. Oh, figo. Allora mettiamolo. Aspetta, aspetta. Però che palle andare sopra per fare sto cazzo del box, raga. Devo fare delle scale. Se questo lo smonto, lo posso fare delle scale? Vediamo. Questo come lo setto? Palle nella base. Pure te. No, solo uno lo posso fare. No, aspetta. Allora voglio lui. Ritorna qua e mettilo qua. Dai. E allora, adesso fammi un attimo smontare sto tetto. Modalità smantenimento, così. E adesso devo fare delle scale che mi portano su. Ci stanno delle scale? Scala? Oh Cristo, no, è una merda la scala, raga. La scala mi prende metà dello spazio. Se la metto qua, non è possibile, vero? Niente, devo uscire, quindi fare una scala così. Oddio, oddio, che cazzo, raga? Aspetta, aspetta, mo ci parlo col tipo. Aspetta, devo capire bene. Oh, così. Frate, mercante itinerante. Brothers. No, 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 no. Brothers, vendo ottime merci. Compra. Progetto per cappello da strega. Non mi interessa. Ah, il denaro. Vedi se si può comprare la roba. Figo. Non so cosa prendere, raga. Organo elettrico. Chiandolo. Organo per l'iniezione. No, non lo so. Prendo una sfera palla. E se ti vendo invece quanto mi dai? La pietra quanto gli dà? Prendine metà. Totale 25. Madonna che schifo. No, 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 no. No, no, no. Ok. Ok, niente allora. Allora ricostruiamo qua il tetto. Perfetto. Ai punti statistica non utilizzati. Perfetto, utilizziamoli. E te direi più PS. Confermiamolo. Tecnologia. Ah, mi sta a lavorare il tipo? Sta cosa è sfruttamento, raga. Ma perché me lavora lui? Non dovrebbe essere il pal della base a lavorare? Scansa fatiche. Ok, ma ha lavorato quello sbagliato. Ma a noi va bene uguale. Banco lavoro per strumenti per pal. Ok, facciamolo. Bardatura? Va benissimo. Ottimo. Torcia fissa. Vabbè, non mi interessa sta roba. Campo di bacche la facciamo. E allarme. Facciamo sta cazzarola d'allarme. Enciclopedia pal, ok. Oddio, questo che è? Ma che è? Ma io mica l'ho visto questo. Perché mi appare? Vabbè. Hai sbloccato un upgrade per il box. Vediamo subito. Che ho sbloccato? Potenziamento base. Numero massimo di palle attivi. Vai. Figo. Posso farlo ancora? Sì. E basta. Cattura 30 pal per aumentare il livello del giocatore. Porta la base a livello 7. Cattura 5 lambol. Ok, ok. Prima mettiamo questo qua. Raccolto in corso. Ma che mi raccoglie? Ma mi raccoglie le cose, raga? Ma che fa? Ma c'è una pietra in testa, raga. Ma mi sta aiutando? Il mercante itinerante che va in giro. Ma lo posso menare lui? Sì. Oh porco di... Porco di... Cioè... Oh porco diavolo. Oddio, me mena, raga. No, 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 no. Menategli, raga. Aspetta, aspetta, prendiamo un po' di cibo. L'hanno ammazzato? Ok. Dammi qua tutto, brothers. I visitatori sono andati via. Ci credo, broski. Sei morto? Ok, adesso possiamo dormire. Chiudiamo la base. Andiamo a dormire. Benissimo, benissimo. I pal senza letto saranno scontenti. Ah, tocca fare più letti? Ok, cazzo. Ok, facciamo un altro letto. Produzione. Facciamo un altro letto. Non ci abbiamo legno. Ok, andiamo a fare legno. Ah, ma ricrescono gli alberi, raga. Questi prima non c'erano. Ok, sappiamo che ricrescono da soli. Comunque non conviene ammazzare l'itinerante, raga.
Perché c'è la pistola, ci fa un male della madonna. Ok, perché non lo posso mettere qua? Dove lo posso mettere? Se lo giro così, in mezzo ai coglioni lo devo mettere. Tipo qua? Perché non lo posso mettere qua, tipo? Frate, mettite, cazzo. Ok, vabbè, te metto là. Andate a costruire. Chi è il costruttore? Chi non costruisce un cazzo sarola di nessuno qua? San. San cosa? Non ci sono palle al lavoro. Lavorate? San. Capito? Lavorate. Vai, vengo a letto. Cioè, pensaci te. Comanda. Come si fa a comandare? Come si fa a comandare? Oh, brothers. Vabbè. Qua. Ok, glielo devi proprio spiaccicare sopra. C'ho fame. Andiamo a cucinare qualcosa, dai. Vieni qua. Scegli la ricetta. Facciamo questo. Mangiamo un po' di questo. Glielo diamo pure all'Humble, va. E ce lo mangiamo anche noi. Dobbiamo riparare qualcosa? No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Ho visto qualcosa. Difesa. Che cos'è? Ah, allarme. Una campana per cambiare lo stato di allerta dei palle del base. Puoi farli passare liberamente allo stato di allerta. Ah, vabbè. E sul cibo invece ci abbiamo campo di bacche. Un campo dove crescere bacche rosse. Completamente raccolto, però ci hanno rompono. Ah, ma quindi li puoi usare proprio come schiavi questi. Poracci. Questo intanto sta distrutto, raga. Ma vai via. Non te voglio più vedere qua. Vai. Qua dentro ci posso mettere qualcosa? Ci sta già qualcosa dentro. Non ce l'ho messa io. Ah, ci hanno messo i pal. Ma sono delle bestie, raga. Questi li mettiamo dentro. No, non voglio aprire. Voglio lavorare. Come si fa a lavorare? Perché non mi fa lavorare? Ok, scegli la ricetta. Possiamo fare solo due, vai. Ci sta qualcuno che lo può fare? No, ci penso io allora. Possiamo appoggiare l'altra di pietra, sinceramente. No, anzi, me la tengo. Per sicurezza, dai. Io però voglio fare il campo di bacche. Semi di bacca 3. Legno 20. Andiamo a prendere altri semi di bacca, raga. Stanno lì. Cerchiamo di non menare il tipo perché... che non conviene. Abbiamo scoperto. Mia si incazza se gli rubo le bacche, giusto? Dammi qua. No, anzi. Toppers. Andiamo nella nostra merdosa casa. E dunque, a questo punto... Vabbè, non volevo dormire, però è andato a dormire, ok? Con la mano dentro l'addome. Anche io dormo così, raga. Facciamo sta piantagione di bacche, dai. Vai, qua vicino. Te la faccio proprio qua. Venite a lavorare, dai. Pensateci voi. Guarda là. Vai. Vabbè, facciamo insieme, dai. Ma san 99% che significa? Sanità mentale? Che dopo una certa soglia diventa stupido, Lambon. Ok, semina. Semina tu, frate. Perché non semini? Semina. Seminiamo. L'hai lanciato ovunque, a parte che per terra. Fase di semina e fase di irrigazione. L'acqua sprecata in questa fase è micidiale, raga. Ok. Fase di crescita. Ok, qua non ci vedevo pensare io. Vabbè, alleniamo un po'. Oddio, Gremis. Chi è? Catturiamolo. Vai, Pengulet, ammazzalo. Vai, vai, frate. Attaccalo. Vieni qua, stupido. Colpiscilo, bro. Colpiscilo, brothers. Colpiscilo, brothers. Però pigliaci. Bro, ma non dietro di te. Ci sta questo. Picchiamo tutti, picchiamo pure tu. Qualcuno mi ha fatto male, ma non ho capito chi. Oh, Cristo. Oh, Cristone. Cristone, Cristone. Te prego. Ok, vai. 76%, ok. Io c'ho 47 PS, raga. L'abbiamo catturato, mi sa, però, quello, eh. L'abbiamo catturato, raga. Dai, uno sta in danger, però. No, però, io non posso andare avanti, raga. Ci pensa lui, ci pensa lui. Ce la fa, ce la fa. Senza problemi ce la fa. Colpicilo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Torniamo a casa, brothers. Come si fa a recuperare vita presto? Perché siamo abbastanza in danger, brothers. Oh, posso raccogliere? Cogli. Madonna, che palle, quanto ci mette, raga. Ok, e quante me la dai? 10. E tutto questo per cosa? Ma che merda è? Ma io ti posso dire... No, non mi posso dire niente. Perché non lo fanno loro sta storia? Non c'è un modo per dirglielo qua? No, 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 rimettilo dentro. Rimettilo qua e metti qua pure lui a lavorare. È il minimo. Ok, però non mi lavora nessuno. Non... Tutti scansa fatiche. Che devo fare? Diamo un po' di bacche, va? Facciamo mangiare pure lui che ha lottato ed è stanco. Ah, devo prendere un altro letto. Devo farne un altro letto perché loro sono in tre. Non ho legno. Oddio, laggiù che è? Lo vedete quell'affare altino? Brutto, che sembra un Marip, ma coi piedi giganti. Molto brutto, raga. Facciamo un altro lettino per loro. In mezzo ai coglioni, per forza, perché qua ovviamente non me lo fanno mettere. Quindi deve stare in mezzo alle palle. Tipo qua. Venite a lavorare. Dai, forza, vai a lavorare. Qua non fanno niente nessuno. Top. Allora io mi diverto a menare questi. Vieni qua, stupido. Ah no, questo è mio, non lo posso menare. Mammo resta che sta sempre lì. Va bene. Che altro possiamo costruire? Perché voglio vedere. Manco gli strumenti. Manco loro. Dove realizzare strumenti per palle. Possiamo realizzare selle per cavalcare i palle. O pistole da fargli utilizzare. Le pistole? Che cazzo? Ah, ma questo non era rotto? Vabbè, si vede che si ricostituiscono anche i minerali, raga. Questa cosa è una trovata intelligente. Oddio, ma che è sta cosa blu? Ho capito che è la casa nostra. Cioè, il box per pal sicuramente c'ha qualcosa a che fare con casa nostra. Dammi qua, colpiscilo, subito. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, l'ho ingaggiato, vai, colpiscilo, forza. Oh no, no, è impazzito Cichipi. Brothers, vai. Oddio no, si è incazzato lui. Ma no, guarda la madonna, guarda. Bro, c'avevi una cosa da fare.
Non dovevi colpire lui. Andiamo qua. Ok, ah, mi fa spawnare qua. Top. Allora lo spawner è questo. Bene. C'è più il tipo quasi. Bastardo. Quello con colpo mi disintegra. Prendi tutti questi coglioni e riprendi tutto. D'accordo. Io voglio allenare però. T'ho detto. Colpisci. Ah no, questo è quello morto. Ok. Quindi questo me lo paga. Ah, perché è un'alpaca. Come si faceva a comandare i tipi? No, non così. F no. C no. B no. Assolutamente no. Non è neanche T. Vabbè, facciamo così. Colpiscilo, bro. Ottimo. Dammi qua. Facendo così salgono però di livello, inevitabilmente salgono. Di Nossom non fottiamo con lui, abbiamo capito. Quando è che una certa riusciremo a stargli testa a testa? Perché mi ha tanto di disintegrarlo e catturarlo. Questo c'ho bisogno di altri 5 di Valdium. C'ho bisogno della stoffa, che per farla la posso fare, mi sa. Proviamo un po'. Si può fare. Ne faccio 2. Vai. Ah, però sta a venire pure la pecora a farlo, vedi? Qualcosa lo fa pure lei allora. Bravissimo. Otteniamo il prodotto. Quindi questo ce l'ho. Mi serve altro legno e altro Valdium. Facciamo che andiamo a prendere altro Valdium, raga. Tanto ammazziamo di botte qualcun altro, dai. Vabbè, io direi che tanto questo non mi colpisce, vero? Andiamo a prendere il Valdium da sotto gli occhi, dai. Andiamo qua, spacchiamo un po' di questo. Però lo voglio vedere intanto quando lo faccio. Voglio avere lo sguardo fisso su di lui. Dai, qua siamo già dentro ai confini di casa mia. Estrazione in corso, ma che fa lei? Ma non sta a fa niente. Ma laggiù c'è un coso verde, che cos'è? Da controllare al volo. Vai, colpiscilo. Su. Ah, lo devo catturare però. Perché così... No, ho sprecato una ball. Le hitbox non so fatte bene però, raga. Perché io gliel'ho sparato proprio davanti. Tanto spacchiamo questo e poi... Quello non so che cos'è, ma... Mo ci vado a controllare, eh. Ok. Tu che sei? Prendi. Stati lì, da offrire la statua del potere per migliorare la capacità di catturare palle del giocatore. Ma quindi lo devo andare a offrire là sopra? Devo andare a vedere. Si può fare il trasferimento, che ne so, M sta per mappa, sì. Pianura degli inizi, si può andare lì? Posso andare qui? Smantella base, ma no. Me la devo rifare a piedi, quindi. Che palle. Andiamo qua, prendiamo un attimo un po' di legno. Ah, ma questo mi sta a raccogliere la pietra, guarda che carino che è. Bravissimo. Io intanto dormo. Perfetto. E costruiamo quel tavolo da lavoro loro. Certo, però qua queste cose non sono fatte bene, raga. Cioè, vabbè, io lo metto qua davanti il letto mio. Vieni a costruirlo, dai. Bene, grazie. Hai fatto bene, però adesso vieni a costruire, dai. Costruisco io, visto che qua non ci mette... Ah, 50 secondi, bene. Ole, dopo 50 secondi, eccoci qua. Bardatura di Fox Parks. Guarda che schifo sta casa. Quei letti in mezzo alle palle. Facciamoci sto arco, dai. Che bisogna farlo. Questo sta continuando a prendere la pietra, raga. Ma a questo punto io che stavo facendo? Ah, volevo fare l'arco. Non posso perché non ho la pietra. Vabbè, cioè, questa è la presa 10.000 quintali. Dammi qua tutto. Bravissimo. Ok, l'arco. Lo posso fare. Famo sto arco. Inizia la produzione. Vai. Ma mi dà esperienza? Sì. 1. Madonna, che schifo. Arco perché è un'arma di fortuna. Non molto potente. Che cazzo, rola. Però ci attacco 65. In confronto agli altri è molto di più. Quanti proiettili? Di ciò 14. 14 frecce. Come si fanno altre frecce? E fammi craftare. E dai. Ah vabbè, è facilissimo da fare. Ne faccio tante. Ma ci vuole troppo, raga, per farle queste cose. Ma ci vuole troppo, raga. Ci posso portare qualcuno qua a farlo? Come si fa? Posso fare così? Ok. Craftate, bro, skins. Ottimo. Lui lo posso catturare? No, lui è sempre mio. Però perché sta lì? Non lo sapremo mai. Tanto via una pietra che presta a prendere quell'altro disadattato. Io ho fame, quindi mangiamo. 1, 2, 3. Ok. Diamo pure a lui. Andiamo a cucinare un po' di carne. Diamogli a lui. Perfetto. Hai finito te con queste frecce? No. Questo è mio. Ma perché stai fermo lì? Ma non fai niente. Ma che mi servono questi se non fanno nulla? Devo fare qualcosa qui? No. Potenziamento base. No, non posso fare niente. Edifica mangiatoia. È famosa mangiatoia. Va messa dentro casa oppure fuori? Dove sta la mangiatoia? 20 legno. Ok. Ok, ok. Hai fatto queste frecce? Bravissimo. Dammi qua. Ce l'ho. Vediamo come funziona l'arco. Come funziona. Proviamolo subito. Quindi, così immagino. Così. E poi pum. Fighissimo, raga. Easy. Ma è pazzesco. Bellissimo. Mi piace. Farò un sacco di frecce. Andrò sempre in giro con l'arco. Questo arco posso pure sconfiggere qualcuno di più forte. Adesso che ci penso, raga. Anche se ci sta quello di Nossom là che mi colpisce da lontano. Mi fa un male di Cristo. Tipo lui, se lo colpisco da qua sotto, lo danneggio. Facciamo sta mangiatoia intanto. Così andiamo avanti. Mi mettiamo qua di fuori, qua sotto, al sottoscala. Dai, costruiamo. Ok, e mo che fanno? Cioè, ci vanno a mangiare? Qua non succede niente, potenziamento base. Vai, ottimo. Qua bisogna catturare un altro. Va bene, andiamo a catturarle un altro. Prendo l'arco e ammazziamo qualcuno. Tipo tu. Ah no, questo muore. Muore, 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 muore. Fermo, fermo, fermo. No! Ok. Ok, ok. L'abbiamo catturato prima che
che l'humble lo disintegrasse. Perfetto, mettiamolo qua nel box. Meno gestione, questo va messo qui. Perfetto, potenziamento base ancora. Ah, posso fare spostamento rapido in quel modo. Ok, edifica statua del potere. Come si fa a fare una statua del potere? Devo andare qua a vedere su tecnologia. Statua del potere, sì. Potenzia sia il giocatore che i palle, questo è buono. Tocca sbloccare questa, raga. Tocca salire di livello. Qual è il modo più facile per salire di livello? Immagino catturare i palle. Andiamo a catturarli tantissimi. Bisogna catturare tanti Lumble, perché i Lumble ci abbiamo pure il tutorial là sopra. I taschini da fare. Prendiamo un po' di stamina e adesso lo miniamo. Vieni qua, stupido. Sì, 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 intanto ce le pigli. Mamma mia, sei completamente debole. Colpiscimi, colpiscimi. Sei scarsissimo, bro. Vieni qua. Mamma mia, quanto sei debole. Ok. Oddio, mi hai fatto malissimo. Catturiamolo adesso. Dai. 85% è catturato. Eh sì, eh sì, eh sì. Ok, siamo a 3. Bisogna arrivare a catturarne 5. Quindi ne mancano 2. Raga, sono una bestia in matematica. Non... manco provateci. Ah, ma si sta... sta aumentando questa circonferenza. Diventando il boss. Dai. Allora troviamo qualche altra capra e disintegriamola. Sto facendo a little bit of exploration. Ok. Ma non ci sta nemmeno una? Ma che palle è? Dove sono finito, tra l'altro? Io qua voglio menare tutti, però. Voglio menare tutti. Uso lui. Vai. Ammazzalo. Attacca? Bro, sei una pippona. Vabbè, senti, fammi fare qualcosa a me. Porco diavolo, guarda come scappa. Porca troia. Bro, dai, madonna. Ci abbiamo Gumi, la copia di Gumi in Pokémon. Oh, madonna, che male che gli fai. Colpiscilo, bro, colpisci. Vai. Fortissimo. Prendiamo sto forziere. Anima pal. Però 3 sfere palle, ottimo. Tu muori. Vorrei pure l'humble, sinceramente. Il tipo è fortissimo comunque, raga, eh. Come si chiama? Gumos. Oh, oh, oh. È spawnato un l'humble. Cerca di non fargli male, Gumos. Anzi, ritorna qua. L'humble. Hai dietro qualcuno, bro. E non vuole il bene per te. Assolutamente no. Meglio adesso zucchina, bro. Là. Easy. Non stai a capire niente, bro. Non sai chi ti che sta colpendo. Quanto siamo? E vabbè, è già mio. Manco lo vedo. Oh, e dai, infatti. Ok, ce ne manca l'ultimo. Sì, comunque catturarli ti dà un botto di esperienza, raga. È la cosa che ti dà più esperienza per ora, è catturare le creature. Eccolo. Zitti, raga. Ecco qua. Un'altra mazzata. Un'altra ancora. Perfetto, adesso 99%. È mio. Perfetto. Prepara accuratamente a fronte al boss della torre del sindacato di Rain. Sì, è. Per adesso un attimo facciamo le nostre umili cosine, che sono ritornare un attimo a casa. Te direi. Ci sta quella che non lo so quanto cazzo ha lavorato. Ma non serve raccogliere tutta quella pietra, brothers. Vabbè. Bravissimo, sei stato bravo. Nostra casa più merdosa che esiste. E allora... ah, bisogna fare altri letti. Oh, che palle. Senti, glieli possiamo fare sopra i letti? Ho punti statistica inutilizzate. Vabbè, aumentiamo l'attacco. Ma il bonus cattura questo non me lo dà. Mi diceva tanto bonus cattura. Non mi ha dato niente. Ah, ma li potevo fare pure fuori i letti. Ma guardate che idiota. Erano molto meglio questi letti di fuori. Li ho messi tutti dentro. Vabbè, li posso smontare e rimetterli fuori, però. Beh, venite a costruirvi i vostri letti, raga. Costruisci. Ah, semina lui. Forse sto riuscendo a capire qualcosa, raga. Cioè, alcuni sono in grado di fare certi lavori e altri lavori. Ah, però io se faccio così... ecco, per esempio, lui fa questo. Lui fa così. C'è quella che scava. Eccola là, infatti. Sta facendo il riposino. Si riposa in modo strano, la tipa. Questo lo mettiamo al lavoro. Dov'è? Sta qui. Quello lo vedo come lavora. Sta lì sopra la pietra. Fare un accidente di niente. Quindi io devo prendere un altro Gumos, così mi lavora lì. Ho capito. Te sto a capire, bro. Però lavora pure qua, fratello. Vieni qua e lavora qua. Devo edificare la statua del potere. Ok. Tecnologia. Sblocchiamo la statua. Sblocchiamo la fattoria. Sblocchiamo l'arco incendiario. E poi basta. Ok. Questo mi serve un altro Paldium. Perfetto. Paldium stava qua. Sì. Vieni qua. Ah, ma vedi? Guarda che bravo che è. Sta là lavorando per me. Bravissimo. Ci penso pure io. E allora aspetta che metto un attimo Gumi là. Vai. Ah, però bello sto gioco, raga. Se ci sta uno scopo finale in sto gioco è bello. Altrimenti è a sé stante. Però penso che con tutti questi task che ci dà il tutorial, alla fine poi hai visto quanti boss ci stanno. Secondo me è carino, raga. Mi piace più Pokémon, ovviamente, anche più Minecraft. Però non è male come gioco, raga, eh. Vi devo dire. E il multiplayer sicuramente è ancora più figo. Statua del potere, la possiamo fare. La mettiamo qua. Oddio, ma è Lucario. Hanno preso Lucario e l'hanno rifatto. Anzi, no, lo metto di qua. La facciamo storta. Oppure la facciamo sopra casa. Facciamo tipo sopra casa. Tipo qua. Dai. Perfetto. Venite a edificare, brothers. Ah, lo fanno. Ma che stai a fare, Lumball? Sta là sopra la cosa. Ah, però bravi, visto come lavorano. Gumi, intanto che sta a fa? Bro, mi sembri un po' confuso. Che stai a fa? Irriga, bro. Gumi, vieni qua. Il pal non può? Ah, perché serve uno di tipo acqua? Tu?
Ma vedete? Sto cominciando a capire tutto, raga. Sto cominciando a capire tutto. Ok, tu potenzia le tue capacità. Oppure devo potenziare i pal. Che succede? Che è? Offri anime per potenziare le statistiche dei pal. Figo. Però sinceramente per ora non ti direte no. Mi potenzio io. Capacità cattura, vai. Vai. Ottimo. Dormiamo, va. No, raga, sto cominciando a capire ed è figo. Un bel gioco. Hai sbloccato un upgrade per il box. Ottimo. Ottimo, ottimo. Da che abbiamo iniziato l'episodio in una confusione assurda, adesso già abbiamo capito qualcosa in più. Madonna, la pressa, la segheria, ma è una figata sta cosa. Arrivai dentro tu, che tanto non ci servono tutti sti palli in realtà. Oh, sei stato bravissimo, brothers. Guardatelo come vanno a portare la pietra del tipo che sta spaccando la pietra. No, vabbè, è carinissima sta cosa. Questi sono cresciuti, fighissimo. Ah, perché no, aspetta, me lo possono raccogliere pure loro. Raccogliete? Stanno raccogliendo? Sì, stanno raccogliendo, raga, no, vabbè. È fighissimo. Questi trasportano, vabbè. C'è tipo un'industria di schiavi qua. Non è molto carino il messaggio che trasmette il gioco, però carino. Ah, c'ho fame, raga. Tanto mo mi raccolgono questo, infatti. Dammi qua. Questi non c'hanno fame. Vabbè, te lo do un po' a te, un po' a te, un po' a te. Perfetto. Ottimo, raga. Ragazzi, direi che per questo episodio ci siamo. Abbiamo fatto un sacco di cose. Dall'inizio che non ci stavo capendo niente, adesso abbiamo preso il via, diciamo. Cioè, abbiamo un'industria di tipetti che lavorano. Ho capito che ci stanno diversi lavori che possono fare. Per esempio quello di acqua e riga, quello di erba, semina. E c'aveva senso in effetti. In ogni caso, ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Noi ci vediamo al prossimo episodio e al prossimo video. Ciao ragazzi.